Siamo impegnati nella tutela della risorsa idrica, perché tutti sappiamo che l'acqua non è un elemento inesauribile. E quindi dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze, tutte le nostre azioni, tutta la tecnologia che è presente sul mercato, quindi la diagnostica, la distrettualizzazione, la capacità di rispondere in caso di rotture in tempi brevissimi, ma soprattutto fare dei piani che possano permettere a questa società e a questo territorio di godere sempre di questo bene primario. È stato un anno molto duro, ma ho un orgoglio da raccontare, quello di un'azienda industriale che non si è mai fermata sul territorio, che ha sempre presidiato con la sua parte operativa e soprattutto che è riuscita a creare con i nostri clienti un rapporto che si è visto ed è maturato. E noi partiamo proprio da questo rapporto con i nostri clienti per costruire il 2021. È un 2021 dove forse siamo stati anche un po' costretti a cambiare modo di lavoro, ma siamo stati costretti per essere sempre più vicini ai nostri clienti, sempre più proattivi e soprattutto sempre in grado di dare risposte in tempi rapidi. Ed è per questo che uno dei pilastri con cui abbiamo costruito il piano industriale 2021 di ADF come impresa industriale del territorio è quello della digitalizzazione, di essere sempre connessi con i nostri clienti. Abbiamo introdotto ulteriori elementi per poter dialogare con loro, la chat, la possibilità di avere un cassetto dove andare a prendere le loro pratiche, ovviamente virtuale, ma soprattutto la bolletta digitale, la bolletta web, in modo che il nostro cliente possa anche essere esso stesso un contributo all'ambiente. Noi siamo pronti. Sono convinto che le donne e gli uomini di ADF hanno nel cuore questa missione, perché come dice il nostro slogan, noi siamo qui per lavorare per il benessere del territorio e della comunità che serviamo. E questo penso che sia un grande regalo che ci facciamo reciprocamente con i nostri clienti, con i nostri territori e con i nostri soci.